Buonasera, buonasera, bentornati a Calcissimo. Un saluto da Nicolò Lattuada. È una puntata importantissima. È arrivata la sentenza che riguarda Acerbi Juan Jesus e questa sera chiaramente ne parleremo con tutti gli ospiti. Allora non perdiamo tempo, subito. Alessandro Crivelli, buonasera. Buonasera Nico, buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, è arrivata questa sentenza, vuoi darmi in 10 secondi magari la tua? Ma insomma, sentenza che anche se non si proseguiva dopo il campo, non facevamo sta bella figuraccia all'italiana. Comunque, tutti assolti e tutto come prima. Vieni a trovarci e ci sarà molto utile questa sera Speriamo. in quanto avvocato Andrea Guarnaschelli, Ciao buonasera. Nico, buonasera a tutti. Sentenza indubbiamente che farà discutere, Sì, rimane da sì, capire quello che poi è stato l'iter istruttorio che ha portato a questa decisione, sì. ma Tu lo vedremo, lo ci vedremo. sarai molto molto utile, caro Andrea. E un saluto a Dario Baldi. Buonasera, Dario. Buonasera, ma io guarda già alla parola iter istruttorio sto per andare via, quindi insomma decidiamo una linea più bassa, più terra terra. Sì. Capisco che noi siamo alto e basso, basso e alto, però se no io inizio a parlare di Socrate, la verità per i sofisti, Platone, quindi eviterei No, di... no, no, Ci completiamo. rimaniamo. Posso dire che Sì, secondo sì. me la verità sta sempre nel mezzo. Non c'è da chiedere scusa a Acerbi, non c'è da fare i versi che ha fatto sua moglie. Sì. C'è da capire perché abbia chiesto scusa a Juan Jesus, piuttosto abbiamo da ricevere delle scuse noi, non tanto per questa vicenda quanto perché ci devono delle spiegazioni, ma soprattutto la domanda che qui pongo è: se avesse avuto un'altra maglia e se non ci fossero stati gli europei, sarebbe stata la stessa sentenza? Comincio a mettere un po' di carne al fuoco, caro Dario, perché è giusto così, è giusto così. Abbiamo anche il nostro Biagio Privitera in collegamento via Skype di già. Ciao Biagio, buonasera anche Ciao Nico, ciao a tutti, buonasera. Appena arrivato a casa in questo momento, giusto in a te. E tempo. infatti ti ringraziamo anche per questo collegamento, diciamo, lampo, fatto proprio negli ultimi minuti, e devo salutare chiaramente Gabriele Cantella che ci ha raggiunto. Ciao Nico, buonasera a tutti. Una sentenza politica. Sì. Tipicamente italiana, anzi italiota, tarallucce e vino per tutti, però c'è da dire anche che io l'avevo preventivata, pronosticata, perché laddove mancano delle prove certe, e qui il nostro avvocato in studio non potrà far altro che confermarlo, non si può condannare, in dubio pro reo. Allora, Gabri, prima di Assolutamente. cominciare a far vedere tutti i nostri social, siamo sul canale YouTube, siamo su Instagram, voglio fare una premessa doverosa, posto che Sì. c'è stata una sentenza che ha, diciamo, scagionato e assolto un giocatore, posto che ce n'è un altro che si sente e si è sentito comunque offeso, Sì. cerchiamo di fare un dibattito sano, sia qui in studio che a casa, con i messaggi. Perché chiaramente dobbiamo stare a quello che è stata la sentenza di oggi. Mi sembra doveroso dire questo. Chiaramente qua noi faremo un dibattito basato su quello che è stato detto oggi. A casa potete dirci la vostra, chiaramente sempre nei limiti, Allora, Acerbi ovviamente. è stato assolto, Sì. sì, ma... E chiamo in causa di nuovo il mio amico Andrea Guarnaschelli, avvocato, facendo un parallelo con il penale, ci sono varie formule di assoluzione. È stato Sì. assolto non per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, è stato assolto per insufficienza di prove. Sì, diciamo che ci sono, allora, tra la giustizia sportiva e la giustizia penale ci sono parecchie analogie, Certo. soprattutto nell'interprocessuale, Darion. No, basta, non parli. Processuale, non Sì, comincia nel istruttorio. latino. Dura lex, sed lex. Va bene, mi garba così? Diversamente, Alla Lotito. e mi garba, sai, mi Vai, garba. Andre, vai. E il problema è che c'è una grossa differenza, che nel diritto sportivo vale il principio del più probabile che non. E se in Esattamente. questo caso è stato Nel processo penale, disatteso, invece, oltre ogni ragionevole dubbio. bravo. Potrei valutarti come collaboratore, però ti dico, Ti se si è ringrazio. arrivati ad una pronuncia, perché in realtà non è una vera e propria sentenza, ma una pronuncia di questo genere, perché probabilmente all'esito di
dell'istruttore delle prove che sono state raccolte, non c'era neanche il minimo dubbio che potesse Acerbi aver detto una frase del genere. Allora, e dopo faremo vedere un altro precedente, che è quello di Marconi. C'era però la parola di Juan Jesus. Sì, sì, assolutamente. Voglio chiedere subito a Biagio, in collegamento Skype con noi, se è una sorpresa questa sentenza, Biagio, oppure, chiaramente tu lo sappiamo, la tua fede interista, ti ha sorpreso o come ne vengono fuori, diciamo, anche tutti e due i giocatori da questa vicenda? Guarda, io ero rimasto molto cauto, anche la parte interista c'era subito chi si era, c'erano i colpevolisti, l'Inter deve cacciare Acerbi, è una vergogna, noi interisti siamo sempre, e giustamente, contro ogni forma di razzismo, ma c'era chi invece lo assolveva a prescindere perché era dell'Inter. Io prefiro avere una posizione cauta e di attesa, visto che c'era una procura che avrebbe raccolto tutti i dati, avrebbe intervistato le due persone, avrebbe dato questi dati a un giudice e il giudice avrebbe poi, in base a tutto questo, preso una decisione. Pensavo che fosse più serio stare in una posizione di attesa, senza né accusare Acerbi né difenderlo a priori. Io ho letto la sentenza e tra l'altro molti fanno riferimento a un altro precedente del Pisa, se non sbaglio, che è completamente diverso, perché là c'era un testimone, c'era un compagno di squadra del giocatore offeso che ha testimoniato. In questo caso qua, se leggete la sentenza, dice proprio non c'è niente a supporto delle parole di Juan Jesus, non c'è un video, no, non c'è Biagio, quello che dici te, Santini Mamuri, non c'è un giocatore. Allora Biagio, aspetta, perché dobbiamo fare Biagio, dobbiamo fare una precisazione, perché giustamente Dario dice il caso è un altro, perché è quello di Santini, che tra l'altro è un mio concittadino, invece caso di Santini del Padova su Mavuli della San Benedetto, invece quello che faremo vedere dopo di Marconi è tutta un'altra cosa, abbiamo tutta la motivazione, tra poco la facciamo vedere anche in una foto. Dario, voglio venire da te, qua c'è qualcuno che dice uno dei due quindi mente. Ma vedi, allora io parto da un presupposto: se avessi tolto Acerbi all'Inter a queste 9 giornate, e torno anche sulla mia frase, se fosse stato di un'altra squadra, cosa gli cambia? L'Inter ha già vinto lo scudetto. Questa è una sentenza per far giocare all'Acerbi il campionato europeo, diciamocelo chiaramente. Quindi se fosse stato non Acerbi ma Turati, che è stato squalificato per aver bestemmiato, una roba diversa, una roba meno grave, sempre grave perché è una blasfemia, fosse stato un giocatore che non c'entra niente con la nazionale, che appunto gioca in una squadra che è il Frosinone, le 10 giornate se le beccava tutte, con senza testimone. Io vi ricordo che sono state date sentenze a giocatori senza dire la squadra, 4 giornate per aver toccato un arbitro, ed era Gervasoni quest'arbitro, il giocatore Borca Valero, che penso la persona più mite della terra, 4 giornate. Io vi dico, mi fa sorridere il rito di questa situazione, perché in questo momento io sono d'accordo con la sentenza e l'ho difeso fin da subito Acerbi, dicendo che fa bene a tutelarsi in tutte le sedi, se l'hanno offeso, se hanno offeso i figli, se hanno offeso la moglie. Però non accetto che si venga a gioire della cosa, perché se fosse stato un giocatore della Juve, io in primis sarei saltato sulla sedia e gli sarei montato alla giugolare di cantelle dei tifosi della Juve. Uno, e due, appunto, la cosa che mi fa sorridere appunto è che Acerbi gli ha chiesto scusa. Quindi la domanda è: per cosa cazzo gli ha chiesto scusa? Perché gli ha toccato il culo? Allora, non lo so, cosa ha fatto? Adesso ne parliamo, Dario. Fammi sentire anche Gabri, Ale. Prima però dobbiamo ricordare, Gabri, il nostro canale YouTube Fulvio Collovati Official. Certo. Siamo già in 134, ragazzi, venite a seguirci. Chiaramente qua sul nostro canale dovete iscrivervi e lasciare un bel mi piace, Fulvio Collovati Official. Siamo anche su Instagram con Calcissimo Official Real, venite a lasciarci il segui. Il nostro numero di WhatsApp, dove potete dire la vostra, è 347 8415 096. Gabri, vengo da te, perché molti dicono così si crea un precedente pericoloso. Sì, però attenzione, si sarebbe creato un precedente pericoloso anche al contrario, se avessero squalificato Acerbi senza prove. Certo. Qui in realtà c'è da chiarire la posizione di Juan Jesus, nel senso che se Juan Jesus è andato dall'arbitro a riferire di aver ricevuto un insulto razzista da parte di Acerbi, bisogna capire se Juan Jesus ha detto la verità o se si è inventato tutto. Io personalmente non ho motivi per pensare che si sia inventato tutto, e allora qui è proprio una questione di mancanza di prove.
Ma poi, però scusa Gabri, il punto è un altro. Per lo stesso tipo di offesa, perché era la parola dell'uno contro quella dell'altro. Per lo stesso tipo di offesa, un deficiente in curva che dice quella parola lì viene con da spato. Viene da spato e viene identificato. Te appena fai un piccolo peto in curva che va fuori dal regolamento che c'è del GOS, tu vieni identificato e cacciato dallo stadio. E allora scusami, com'è possibile non ci sia? Cioè, Juan Jesus dove l'ha sentito? Dal terzo anello, dal secondo, dal primo? Cioè, non c'è un'immagine evidentemente che mostri il labiale di Acerbi o un audio che faccia udire eventualmente l'insulto razzista pronunciato da Acerbi. Quindi significa che ci stiamo concentrando più sugli spalti che sul rettangolo di gioco? Cioè, se noi vogliamo davvero combattere il razzismo, dobbiamo essere in grado di farlo tanto sugli spalti quanto all'interno del campo. Certo. Allora arrivo anche da Ale e Andrea, però volevo sentire Biagio, lui che bazzica spesso lo stadio. Cosa ne pensi di queste parole di Gabri, di Dario? È chiaro che è un ginepraio un po' in quello dove andiamo a metterci, però volevo sentire anche un po' te. No, guarda, riferendomi a quello che ha detto Dario, io vedo una grossa imprecisione. Non c'è stato nessun tifoso che è stato daffato perché il giocatore dice quel tifoso mi ha dato un insulto. Quella ma non c'è video, non c'è niente, ma solo perché il giocatore dice quel giocatore gli viene dato. No, Biagio, non sto dicendo quello, io ti sto dicendo. Non è mai successo. Se dalla curva tu dici quella parola lì, ti buttano fuori. No, Biagio, ti sto dicendo questo. Se tu fai un coro e gli dici sei un NDM a tal giocatore, ti fanno la fotografia e il giorno dopo c'hai la letterina verde della questura che devi andare tutte le partite a firmare. Giustamente ti sto dicendo. Quindi io ti dico, come si becca un tifoso, come si fanno a beccare che giocatore sono 22 in campo? Cioè, se ne becca tra 40.000 e 22 si vede bene se lo dice oppure no, dai Biagio? Sì, però non c'è nessuna immagine. Altrimenti sarebbe stato condannato con tutte le telecamere Sky, con tutte, e ripeto, ma neanche quando c'è il coro lo sente il commissario, lo sente il giocatore del Napoli che stava di vicino. Non c'è un giocatore del Napoli che si è fatto avanti, io l'ho sentito, quindi l'avrà detto piano, che l'ha sentito all'orecchio soltanto Gian Gesù. Ma possibile che non c'è uno che si è presentato? Io l'ho sentito, capisco gli interisti, ma non c'è uno del Napoli che ha detto io l'ho sentito. Quindi nell'intero stadio eravamo 72.000 più 22 in campo più allenatori e tutto, nessuno, non è uscito un testimone, e in base a questo dovremmo condannare Acerbi? Allora Biagio, ci scrivono anche su WhatsApp, poi lo sentirei. L'hanno assolto unicamente per la nazionale. Certo, mi sembra certo. Scorretto. No, ma Biagio, qui assolto non per la nazionale, perché non c'è la benché minima prova. No, Biagio, io qui ti dico questo perché tanti stanno dicendo ma se fosse stato di un'altra squadra. Ora Acerbi all'Inter, visto che ha già vinto lo scudetto, non gli serve a niente in campionato, la Coppa Italia non ce l'ha da giocare, quindi l'unica grande competizione che Acerbi deve portare avanti è l'europeo, ed è un giocatore fondamentale nella nazionale di Spalletti. Dario, allora fammi sentire anche Ale su questo argomento un attimo Biagio, aspetta un attimo perché voglio sentire Ale qua un attimo in studio. Ale, voglio venire da te dopo questo messaggio che ci scrivono. Juan Jesus doveva uscire dal campo, così Acerbi sarebbe stato squalificato. Ovviamente ci scrive Pierangelo, tantissimi WhatsApp anche su YouTube. Certo che questo è un fatto, e lascio subito la parola ad Ale. Juan Jesus l'ha gestita male, secondo me. Anche perché prima ha minimizzato, ha detto ma ha chiesto scusa, per me sono cose di campo, poi ha tirato di nuovo fuori la questione. Diciamo che è stato un pastrocchio. Sì, guarda, è una cosa veramente, cioè, nel senso, gestita male dagli stessi protagonisti. Sono d'accordo con Gabri, ma poi dico, era una cosa tra virgolette finita in campo, nessuno ha sentito niente. Acerbi ha chiesto scusa, non si sa per cosa, però ha chiesto scusa, si erano dati la mano, fine lì. Invece, come al solito, noi italiani dobbiamo portare avanti le cose per far figuracce alla fine, perché tu dimmi adesso da questa vicenda che cosa ne scaturisce. Scaturisce che c'è una persona, Juan Jesus, che ha detto
mi ha dato la maestra mi ha picchiato quel ragazzo lì, ha detto che sono stato cattivo, invece la maestra ha scoperto che non è stato così, insomma, a questo punto si hanno assolto per mancanza di prove Acerbi e Juan Jesus, che posizione ha adesso? Ecco, allora, a proposito di mancanza di prove, dopo faremo vedere il caso precedente, quello di Marconi. Andre, vengo da te. Ci scrivono da casa: perché Acerbi ha affermato di aver detto la frase "ti faccio nero" solo due giorni dopo e non prima? È chiaro che poi dopo è venuto fuori anche questa polemica. Ti chiedo scusa perché ti ho detto "ti faccio nero"? Beh, allora non dire niente. No, se non ha detto nulla. Sono tante cose un po' strane. A me è venuto in mente un precedente. Biagio se lo ricorderà, essendo tifoso dell'Inter, ma ne parlavo anche con De Boni ad Alta Quota. Sì. Ci fu un caso nella stagione 2002-2003 in Champions, un Newcastle-Inter, in cui si verificò un episodio analogo, solo che i protagonisti, anziché Acerbi e Juan Jesus, erano Vieri e Lua Lua, l'attaccante del Newcastle. Ti ricordi? Sembrava che Vieri avesse detto una frase a sfondo nettamente razziale, e la dinamica in cui si verificò quell'episodio, peraltro in campo europeo, quindi con anche un occhio molto più cogente di quanto non fosse nel campionato italiano, sembra che sia stata una frase di tipo razzista, e poi fu tranquillamente scagionato senza neanche distruttore, quindi probabilmente la dinamica è simile. Sì, sì. Allora, dopo la pubblicità coinvolgo ancora Biagio, che ovviamente ci fa piacere tenere anche nel prossimo blocco. Parliamo appunto di questo caso che potrebbe essere assimilato, quello di Acerbi Juan Jesus, che è quello di Marconi. Un minuto e torniamo. Les filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese. Per superare ogni tipo di sfida. Anche con te stesso. Con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Classico. Lungo Parma. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Le filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. La strada verso il futuro è fatta di sfide continue, perché quando accetti una sfida non è per battere un avversario, ma per superare te stesso. E se scegli Fastweb è perché sai che la nostra di sfida è il tuo futuro. Fastweb, tu sei futuro. Al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Insonnia. Segui l'onda. Ansia lieve.
Segui l'onda di Tensiopram, l'integratore naturale con melatonina ed estratti botanici adatto a tutti. La composizione innovativa di Tensiopram contribuisce al benessere mentale e al rilassamento dallo stress. Tensiopram, per ritrovare buon umore e il buon sonno sereno. In farmacia e parafarmacia. Rieccoci, bentornati a Calcissimo. Allora, vi parlavamo prima del caso Michele Marconi, squalificato per 10 giornate per presunti insulti razzisti e obi. Abbiamo qua l'articolo. Nella sentenza si legge che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Ma lo sai la cosa bella di quello, lo sai, José Amico? È sì, che lui venne condannato perché non c'erano testimoni, esatto, bensì ci fu la reazione della panchina. Quindi immaginati, lontano dall'azione, perché la panchina ha visto la reazione di Obi e quindi in quell'occasione lì Marconi fu razzista, sì, perché la panchina si alzò. Quindi se la panchina del Napoli si fosse alzata, come sarebbe finita? Cioè, questa è la domanda. E intanto ti faccio leggere anche il comunicato del giudice sportivo, che dice: ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata, per questo motivo decide di non applicare le sanzioni previste nei confronti del calciatore Francesco Acerbi. Biagio, quindi voglio sentire anche te. È chiaro che è una sentenza che, tornando un po' sul campo, ti fa tirare un sospiro di sollievo, perché con l'infortunio di De Vrij sarebbe stato un po' un problema per questo finale di stagione per l'Inter. Allora, due osservazioni. La sì, prima, io non amo la dietrologia per cui se il giudice ha deciso così è perché conviene a qualcuno, alla nazionale, all'Inter, a qualcuno. Questo ritengo che sia offensivo per la giustizia sportiva. Io mi fido del giudice, sia quando condanna l'Inter o quando l'assolve. Penso che il giudice sia indipendente e non prenda ordine dalla FIGCI o di altri, decidendo di assolvere Acerbi perché serve a Palletti. Punto uno. Punto due, il caso di Marconi. Io mi auguro che lo abbiate studiato, perché abbastanza, io l'ho fatto, ed è abbastanza differente. Sì, sì, Biagio, allora, l'abbiamo studiato il caso, l'abbiamo studiato e ti abbiamo anche letto direttamente il comunicato, quello che è stato preciso. Letto, no, avete letto il paragrafo riassuntivo, ma c'è la storia. Sì. Marconi ammise lui stesso durante l'indagine che lui aveva detto la rivolta degli schiavi. Acerbi non ha mai confermato di aver detto la frase che invece invece Marconi lo ammise. Seconda cosa, furono intervistati una ventina tra compagni e altri presenti, e c'è scritto nella sentenza che dopo una lunga serie di testimonianze precise e concordanti con riferimento a tutte le circostanze del fatto, momento e luogo, dinamica, il tenore della frase. Sì, è un caso completamente diverso. Quello ammette di aver detto la frase e ci sono compagni che confermano che la frase... Allora, perché sono stati ascoltati quelli del Napoli? La domanda è questa. Allora, è chiaro che il caso è diverso. Perché qui non è stato dato il ragionevole dubbio, nel senso non è stata trovata, diciamo, in generale questa cosa, ma il caso l'abbiamo analizzato e l'abbiamo studiato bene, caro Biagio. No, ma ti posso assicurare. Io seguo il ragionamento di Biagio e io chiedo, allora, perché non si è chiamato il Napoli, visto che il Napoli un'ora dopo la sentenza fa un comunicato dove attacca la federazione, attacca il sistema, le scrittine racism, non racism, fa bene il Napoli a fare quel comunicato lì. Poi siccome in chat ho letto che qualcuno mi dà del ridicolo, io lo sapete, a me me lo potete dare, me lo prendo e me lo metto anche qui come medaglina. Leggiamolo. Però, allora. No, leggiamolo. Il punto è un altro. A questo punto, dato che mi date del ridicolo a me, lo sapete cosa dovrebbe fare Acerbi? Dovrebbe venerare Juan Jesus e dirgli che è un bugiardo. Yeah. Perché ha creato una situazione dove ha fatto passare lui come un razzista quando razzista non è. Acerbi, qual è la Juan Jesus? Devi fare questo, no? Allora, se questa è la situazione, deve querelarlo, perché è un bugiardo Juan Jesus, non è questa la verità. Vabbè, Acerbi ti aveva dato del ridicolo, ma infatti, ti dico anche il nome. Oh, no, ragazzi, Juan Jesus è bugiardo, si è inventato tutto, siamo stati 2 settimane a parlare del nulla, quindi lo quereli, fa benissimo. Stefano ci dice che è tutta una presa in giro, poi Massimo dice: ma perché non diamo addirittura 9 giornate a Juan Jesus? Chiaramente è ironico.
Juan Jesus accusò Higuain di averlo chiamato eccetera eccetera, non possiamo far vedere chiaramente Daniele, però comunque dicono che Juan Jesus aveva già detto queste cose. È chiaro che magari le ha dette perché le ha ricevute veramente, quindi non possiamo dire che non le ha ricevute. Ma Gabri, se tu leggi le ricostruzioni, sì, dei primi giorni, che era sul Corriere della Sera, e non che le fa Dario Baldi ridicolo, ah, certo, le fa il Corriere della Sera, ci sono le dichiarazioni di Juan Jesus, cosa dice, cosa non dice, cosa gli ha detto all'arbitro. Ovviamente sono fonti che lo danno al principale quotidiano nazionale di informazione, e quindi io tendo a fidarmi. Poi, che io fin da subito ho detto che secondo me Acerbi non è un razzista, è una frase di Campa e per me lì doveva morire, questa è la realtà dei fatti. Acerbi fa bene a querelare chi lo attacca, però dall'altra parte in questo momento non si può passare come colpevole Juan Jesus, perché se no, se ha creato tutto questo per una sua sensazione, e io non ci credo che abbia avuto una relazione simile, se non l'ha sentito realmente. Tant'è, ecco, che Dario, allora, questa cosa, Andre, no, adesso ti do subito parola. No, non bisogna confondere chiaramente qua le tifoserie, sono del Milan, sono dell'Inter, sono della Juve, perché comunque il razzismo è una cosa seria, bisogna, certo, combatterla con tutti noi stessi, quindi su questo non c'è assolutamente dubbio. Qua c'è stata una sentenza che ha assolto il giocatore, quindi noi prendiamo atto di quello che è successo. Andre, ti do parola. Però quello che dice il buon Dario Baldi è sacrosanto, perché questa sentenza, è vero, scagiona Acerbi. Ora, si può discutere magari che l'istruttoria è stata fatta in maniera sommaria, ma tra l'altro è tipico nel diritto sportivo. Esatto. Del resto, Gabri, ci sono degli episodi che potremmo citare che risalgono agli anni addietro, ma non è questa la sede. Però dice anche un'altra cosa. Dice che non è messa in dubbio minimamente la buona fede di Juan Jesus. Ergo, colpo al cerchio, colpo alla botte, per dire. Acerbi non è colpevole. Però Juan Jesus non è un cazzaro, detto proprio fuori dai denti. E quindi, taralluce vino. Esatto. Perfetto. È l'esatta conclusione a cui volevo portare. Biagio, volevi aggiungere qualcosa? No, innanzitutto piena solidarietà a Dario, e assurdo che gente chiami ridicolo un giornalista che interviene. Ma a me lo possono dire. Ma no, infatti, ma più ci insultano e noi siamo contenti, Biagio. No. Non si fa. E per quanto riguarda Juan Jesus, nessuno lo sta accusando, ha riassunto bene, la sentenza lo dice chiaro, non si mette in dubbio la buona fede, quindi che lui abbia percepito di aver ricevuto un insulto, nessuno lo mette in dubbio. Sì. Per quanto riguarda perché si è scusato, sì, la giustificazione che ha dato Acerbi, che alcuni possono credere o non credere, ma può essere plausibile, lui gli ha detto, dice Acerbi, ti faccio nero. Quello l'ha percepito, sei negro, sei quello che sia, è andato dall'arbitro, l'arbitro mi ha detto negro, e così dice, oh, guarda, scusa se tu hai capito, ma io non sono razzista, non ti ho insultato, non ti ho fatto. Quindi lo scusarsi è proprio per andare, cioè, guarda, scusami se hai percepito così, ma non ti ho detto questo. Adesso, io non ero là, sto ripetendo quella che è la versione di Acerbi, sì, mi sembra sia stata presa per buona dal giudice, ma è assolutamente sbagliato chi insulta o Juan Jesus, perché Jesus ha percepito in quel modo, il giudice ha detto che non ci sono prove per quello, basta, non è una soluzione perché il fatto, sì, non sussiste, è stato detto bene prima, è per insufficienza di prove, basta, finiscerà la cosa. E concordo in pieno con quello, mi sembra Alessandro abbia detto, era una cosa che non doveva nemmeno nascere. Esatto. Se fosse stata davvero una cosa grave, Juan Jesus fermava, non, esatto, dopo 30 secondi, vabbè, ti scusa, è finito. Io ho mostrato il mio video che ho ripreso io dal campo, i due che si abbracciano a fine partita, si abbracciano, pacca sulla spalla, è finita. No. Allora, è una cosa seria come nel caso di Maignan, ti fermi, esatto, non riprendi a giocare, dici di uscire, non accetti le scuse, se pensi che sia stata discriminazione razziale, non accetti scuse dopo 30 secondi. E il caso diventava serio. Non chiaro, chiaro, Biagio, chiaro. Come cosa di campo e poi diventa un caso enorme. Chiaro, chiaro. Su YouTube si scrive Daniele Scriboni, se giocava nella Juve, passo ad Ale Crivelli, anche se lui è milanista, si chiudeva tutto, anzi no, ci scrivono che Giampiero Pocarione, scusate, ci scrive, se giocava nella Juventus addirittura gli davano 20 giornate, di qua si fa una questione di tifo, che questione, non, esatto, questione calcistica, non è e giusto, non di razzismo, comunque. Questa, no? No, secondo me non è giusto dare, diciamo, no, qui una, non, il campanilismo non c'entra, esatto, i colori non c'entrano, è un problema sociale, non è un, esatto, problema sportivo, esatto.
Tirona si scrive: viva la giustizia, impazzite fino al manicomio. Vabbè, ma qua non, capito. Non stiamo impazzendo nessuno. Mi sa che sta impazzendo lui. Sì. Anzi, è già impazzito. Simone Manessa dice che Acerbi, già con il dito medio, doveva prendere 3 giornate alla Coppa della Roma. Pateggiarono, quindi, cioè, io ti dico, però fermo. Per dirla come gli piace al mio amico Ruben, al netto di questo, cioè, se qualsiasi altro giocatore fa un dito medio a qualsiasi altra curva perché è provocato, abbiamo squalificato, normalmente. Cioè, ragazzi, questo è un dato di fatto, ma perché dal regolamento, se uno lo studia, tu non ti puoi mettere a parlare con i tifosi e a prenderti le offese. Poi era lì una situazione passata, cos'era, febbraio addirittura, la metà febbraio, quindi è finita lì. Però anche in quel caso lì si chiuse gli occhi. Sì, sì. Così come convergere gli arti superiori in prossimità delle gonadi. Beh, quello è un'altra. Lasciamo stare, non vogliamo entrare in questo tema. Allora, fatemi ringraziare Biagio. Fatemi ringraziare Biagio, che è stato gentilissimo a fare il collegamento con noi, nonostante il viaggio lunghissimo da Milano a Roma, No, è stato un piacere, è stata tra l'altro una bella giornata oggi. Sono stato ospite dell'Inter nella sala trofei. E per un interista vedere tutti i trofei storici dell'Inter, dalle coppe campioni di quando ero bambino, è un momento in cui si torna bambini. Quindi è stata una bella giornata, mi ha fatto piacere concluderla con voi. Grazie mille Biagio Primitera. Ciao Biagio. Ciao a tutti, buonanotte. Vi faccio vedere un meme, dai, un po' per stemperare la tensione. Uno solo, purtroppo. Riguardo a te, Baldi. No. Ma poi la Fiorentina. C'aveva 10 anni. Ma questa è una foto da bambino, sì, sì, in seconda elementare. Tra l'altro la casa ci tengono a farti i complimenti per la vittoria di sabato. No, questo sei te, ma io guarda, visto che c'è la regia mi inquadra, mi tocco a pelle, anzi doppiamente. No, assolutamente, mentisco tutto quello che ho detto. Tra poco parliamo anche della reazione del Napoli, del post della moglie di Acerbi, quindi un minuto e torniamo. Reflusso gastrico, trio di Geracide Reflusso, controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracide Reflusso, fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio di Geracide Digestione, 3 azioni in una sola bustina. L'innovazione è nella nostra storia. Oggi, con la connettività ultra veloce, possiamo consentire alla chirurgia di intervenire da remoto, rendere più competitive le nostre imprese e il Made in Italy, migliorare la sicurezza alla guida e le comunicazioni e lanciarci verso nuove frontiere. Connettività ultra veloce. L'Italia cambia con te. I capelli sono sempre stati un problema. Più li lavavo, più la forfora aumentava. Poi ho scoperto Restivoil. L'olio shampoo con azione antifurfora immediata ed antiricomparsa fino a 6 settimane. Ora i miei capelli sono belli. A prova di bacio. Restivoil, azione antiricomparsa fino a 6 settimane. Per performance antifurfora superiori, scopri le 5 azioni di Derma Expert, shampoo più siero. La passione per lo sport è personale. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo i grandi e piccoli club di tutta Italia! Perché per noi la passione fa la differenza. Pezzo un punto sport. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. The Champions League match is starting in 30 minutes. Papa! Virgil, Jerry, Totti! Totti? My lucky sock. Honey, my sock! Totti! Bentornati a Calcissimo, fatemi dare il benvenuto a Gianni Bianco, il nostro secondo collegamento Skype. Ciao Gianni, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, adesso ti coinvolgiamo anche su questo argomento Acerbi, chiaramente, che è l'argomento del giorno. Vi faccio leggere subito, perché il Napoli è furioso. Acerbi assolto, il comunicato ufficiale del Napoli: non aderiremo più
a iniziative contro il razzismo. Siamo basiti, il colpevole addirittura dicono dovrebbe essere Juan Jesus. Allora Gianni, voglio coinvolgerti su questo argomento. Qualcuno dice se ci fosse stata di mezzo la Juventus avrebbe preso 20 giornate il giocatore. Tu come la vedi? Ah, io vi stavo seguendo. Sì. A un certo punto mi è venuto da sorridere quando vedo, visto il signore interista, adesso non mi sfugge il nome. Biagio. Gli interisti quando danno le spiegazioni sembrano loro i puritani, quelli che ne escono sempre puliti. Ed è una cosa veramente raccapricciante. Qua stiamo facendo passare, infatti avevo scritto anche un messaggio nella chat, sì, prima che lo diceva il Bondario, io darei 10 giornate a Juan Jesus, lo denuncerei perché ha detto una cazzata, evidentemente, si è inventato tutto, e lasciamo passare Acerbi come il santo della situazione, la vittima della situazione, e il carnefice a questo punto è Juan Jesus. Incredibile, è una cosa incredibile questo. Dario, dice così Gianni, però chiaramente no, io l'ho detto per provocazione e so che anche sì, Gianni lo sì dice, però a questo punto ragazzi cioè, sembra che, io vi ripeto, continuo a difendere il discorso di Acerbi che per me doveva finire in campo, però sì, stiamo restando questo, cioè non si può passare come Juan Jesus il colpevole e poi fammi dire la reazione della moglie, sciacquatevi la bocca. Ma che roba è, ragazzi? Ma che c'è? L'occasione di tacere è una questa cosa vergognosa. È una cosa vergognosa. Vai, Gianni. Ma se non sbaglio, quando Mancini allenava l'Inter, c'era stato un altro caso analogo con Zoro. Perché lì accusava un allenatore che adesso. Era un'altra cosa. Con Sarri ci ricordiamo. Sì. Diceva che era razzista perché gli ha detto questo e lì e si erano buttati tutti addosso a Sarri. Quando c'entra l'Inter, loro ne vengono sempre fuori puliti, in un modo o nell'altro. Do ragione agli utenti che hanno scritto che se era un giocatore della Juventus, oggi in Parlamento europeo saremmo arrivati per mettere una legge per squalificare il giocatore della Juventus a vita. Però io ti dico questo, Gianni, aspetta Dario, perché mi hai dato un assist, fossi stato giocatore della Juve, io sarei stato il primo a dire ah, quello è colpevole sicuramente. Io lo dico prima. Però mi avete dato un assist Gianni, perché oggi la moglie di Francesco Acerbi ha fatto una storia sul suo profilo Instagram, lei si chiama Claudia Scarpari, dove dice, possiamo inquadrarlo, cincina chi insulta i familiari. Vabbè, quello è sbagliato a prescindere, insultare i familiari. Ma infatti, quello che dice dopo, a chi minaccia la vita dei figli, sbagliato anche questo. Querelare! Cioè, Leoni da tastiera, chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cincin, ne avete bisogno. No, Nico, ma lì ti hanno insultato i figli, ti hanno insultato a te, ti hanno accusato ingiustamente, quereli, ce l'hai i soldi per querelare, li porti via tutto, perché a questa gente qui, siccome quelli che attaccarono il figliolo di Fedez con la partita del Frosinone, uguale, sono dei cretini e siccome sono cretini, gli devi portare via tutto, almeno smettono di farlo. Sì. Andrea Guarnaschelli, tu che sei avvocato, dice Baldi, gli devi portare via tutto, gli devi portare. Ma anche come si comporterà adesso Acerbi secondo te? Ma secondo me non farà niente, perché loro vivono in un contesto dove, che io non giustifico, perché per me l'insulto, che sia un calciatore o peggio un familiare di un calciatore, che sia una persona normale, parliamo di una persona, quindi indipendentemente dal suo stato sociale, dal suo status economico, non cambia nulla. Io comunque penso che non ci saranno reazioni, si chiude, tanto ci sono tante altre occasioni per, quindi si chiuderà così, come magari anche giusto che sia, però condivido anche stavolta purtroppo. Allora Ale, vengo da te, Crivelli, perché ti scrivono sulla chat di YouTube, Simone A, Teo Hernandez è stato squalificato per un'insultanza assolutamente normale, mentre Acerbi viene assolto nonostante un dispositivo della sentenza totalmente contraddittorio. Sei arrabbiato? Scusatemi, Gianni. Ricordiamoci l'anno scorso quando Lukaku fece quel gol con quella provocazione sotto la curva della Juve per rigore, se ne è parlato per un mese del razzismo dei tifosi della Juventus, c'era venuto fuori un caso internazionale perché c'erano 20 idioti
che hanno fatto l'ululato, non so cosa avranno fatto lì, no? E se ne era parlato per un mese, povero Lukaku, e adesso qua Gesù non c'entra niente. Qua Gesù è un cazzaro che si è inventato la cosa, che addirittura ho sentito prima che qualcuno ha detto ha percepito l'insulto. Ma cosa vuol dire ha percepito l'insulto? O ho preso l'insulto o non l'ho preso? Cosa significa ho percepito l'insulto? Ale, tu sei arrabbiato per la squalifica di Teo Hernández. Ovviamente sono due discorsi completamente diversi, no, perché Teo Hernández era diffidato, ricordiamo, è stato ammonito per eccesso di esultanza sotto chiaro. Ma poi sempre in quella squadra lì, ti ricordi l'esultanza di Marco? Adesso mi ricordo la partita contro Verona, mi sembra. Sì, ma quella ci sta, ragazzi. Visto Teo Hernández che è stato squalificato per cosa? Per un'esultanza che era. Non è la stessa. Oddio, però se è andato davanti al giocatore a fare così, dai, non è proprio la stessa cosa. Lì Di Marco ti esultava con i suoi tifosi. No. Di Marco è andato in faccia a un giocatore a fargli così. Comunque hai detto bene, instigando. Sempre quella squadra lì. Queste cose nel calcio sono sempre state. Io mi ricordo. Chiaro, però capisci la differenza che c'è. Milan, le prime partite di Baresi, c'era ancora Benetti. Quando Baresi segnò alla Juventus, fece il segno dell'esultanza col pugno sotto a Benetti, e Benetti gli dette un cartone in faccia. Sono d'accordo con te, però questo per farti capire che la legge non è uguale per tutti. Perché tu mi squalifichi Hernandez per un'esultanza, e poi dopo Di Marco o Lukaku, come diceva l'ascoltatore da casa, non hai squalificato. Dai, fatemi sentire anche Gabri su questo argomento. Gabri, è chiaro che è difficile. Allora posizione, io ripeto, qui stiamo parlando di un qualcosa che, come diceva Andrea Guarnaschelli prima, va oltre il campo, che non riguarda i colori, il campanilismo, perché non riguarda lo sport, riguarda la società. Quindi noi così dovremmo trattare il razzismo, quindi non stare a vedere se Acerbic ha addosso la maglia dell'Inter o la maglia della Juve. Detto questo, però, Gianni Bianco ha perfettamente ragione quando dice che se il dubbio, anche solo il dubbio, fosse stato sollevato relativamente a un calciatore della Juventus, avremmo avuto interrogazioni parlamentari, gente che si stracciava le vesti. E questo è pur vero, perché ogni cosa che riguarda la Juve viene amplificata 10, 100, 1000 volte di più. Come se uno fa le corna alla moglie una volta, poi la moglie non si fida più, è la stessa cosa. Ho capito che significa. Quindi, insomma, però, scusami, non ti fidi più. È andato bene fino adesso. Che significa che se io ammazzo una persona vengo condannato anche per altri 10 o 100 delitti che non ho commesso io? Però ho ammazzato una volta solo una persona. Però se commetti un minor reato, tendi a non farti credere. Però io voglio dire un'altra cosa, siccome leggo la chat e vedo, ma trovate aspetta Dario, prima ti coinvolgo ovviamente sull'argomento, perché Serafino Mulas scrive a Gianni Bianco: meno male che non bisognava farne una questione di maglie. Gianni, infatti allora, se Acerbi gioca nell'Inter, purtroppo devo dire l'Inter. Se giocava nel Napoli, dicevo il Napoli, però gioca nell'Inter. Okay. Ma guarda caso, sarà un caso, ma per me è un caso, una coincidenza, no? Ma tutte le volte che succede una cosa all'Inter, se voi siete sempre quelli puliti, gli onesti, quelli che non fate mai niente, che non venite mai accusati, che siete i più puliti del mondo, è strana sta cosa, capito? È strana. Io non attacco l'Inter, perché chi va a vedere il mio canale, io quest'anno l'Inter vi ho fatto i complimenti dalla prima giornata, quindi con me ci cascate proprio male, però c'è qualcosa che quando c'entra l'Inter cerca sempre di insabbiare. Sì, Ale? No? Ci scrivono anche FCM sulla chat di YouTube che Teo Hernández era diffidato, quindi fanno questo. Diciamo, paragone, anche se non è la stessa cosa, è chiaro. No, anch'io sono d'accordo con Gianni. Sono d'accordo con te che quando c'è di mezzo l'Inter c'è sempre qualcosa di strano. Pensa che sono talmente onesti che hanno vinto anche da terzi arrivati, quindi. No, adesso scherzi a parte, comunque
Non, secondo me non è uguale per tutti la legge. Ci scrivono su YouTube Ibra che insulta Cialanoglu alla festa Scudetto, quante giornate ha preso Daniele Scriboni. È chiaro che non bisogna farlo, lo leggiamo tranquillamente, non c'è nessun problema. Ragazzi, mi tocca anche difendere mi tocca anche difendere Ibrahimovic. Quello è cattivo gusto, è cafoneria. Un conto è la cafoneria, un conto è dire N in campo. Poi leggo dalla chat: ah, ma trovate le prove. Ma se Juan Jesus l'ha sentito e quello lì è andato a chiedere scusa, o Juan Jesus, che ne so, beve la grappa prima di andare in campo, oppure non lo so. Cioè, non è che sente quella parola lì perché ce l'ha nell'orecchio. Poi io vi ripeto: per me doveva finire lì e Acerbi non è un razzista. Sì, questo è il principio. Sì. Però ragazzi, se Juan Jesus si lamenta, un motivo ci sarà stato, oppure si è inventato tutto. No, ma anche perché è lo stesso dispositivo della sentenza che lo riconosce. Chiarisce, riconosce che Juan Jesus non si è inventato tutto. E allora, come scriveva qualcuno da casa, il dispositivo della sentenza è parecchio contraddittorio. Sì. E vorrei capire perché. Tra l'altro, scusami, sì, rapidissimo, vai. Tornando al post della moglie di Acerbi, io credo che sia stata un'uscita a vuoto, perché ci mancherebbe altro, in questi giorni lei ha subito insulti, i quella figli, è. Ma avrebbe dovuto fare quello che dovremmo fare tutti quando succedono queste cose, andare in procura, come diceva Dani, e querelare. Ingolferanno le procure, chi se ne frega. Però questo va fatto, l'uscita è un po' a vuoto secondo me, perché torno alla formula dell'assoluzione. Sciacquatevi la bocca con una formula assolutoria per insufficienza di prove, non c'entra, tanto sì, più sì. Che il dispositivo stesso della sentenza riconosce che Juan Jesus non è un cazzaro. Esatto. Quindi? Allora, abbiamo ricostruito più o meno quello che è successo e lo facciamo vedere anche da casa, quello che sì. È successo veramente però sì. In campo sì. Ed è questo. Mi ha dato del giornalista e non si doveva permettere. E non si doveva permettere. Mi sono molto offeso, però sono cose di campo. Finiscono lì. Mi ha chiesto scusa. Ma non è che la dichiarazione la fai quando prendi il treno ora per andare a Pasqua? No. Allora, chiediamo a Gianni se può rimanere anche al prossimo blocco, così magari lo incominciamo a coinvolgere sulla Juventus. Però dobbiamo comunque sempre parlare di questo caso Acerbi. Un minuto e torniamo. Les filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese. Per superare ogni tipo di sfida. Anche con te stesso. Con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. A scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Reflusso gastrico, trio di Geracide Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracide Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio di Geracide Digestione. Tre azioni in una sola bustina. Le filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%.
Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95€ al mese. Per superare ogni tipo di sfida. Anche con te stesso. Con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì. Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Nel pesto Tiburio scoprirai una consistenza imperfetta, ricca di contrasti come la terra a cui si ispira. Rocce ruvide come grana padano, colline delicate come foglie di basilico, contrasti che sentirai con la nostra pestatura rustica, ispirata a quella al mortaio, per un pesto delizioso. Tiguglio, deliziosamente imperfetto. Bentornati a Calcissimo, continuiamo con l'argomento Acerbi con Jesus. Diteci la vostra anche da casa al 347 841 5096. Voglio coinvolgere Gianni sempre su questo argomento, poi magari ti coinvolgiamo anche sulla Juventus. Oggi c'è stata una proposta che voglio chiederti: dotare i giocatori di microfono in campo? Assolutamente no, assolutamente. Secondo me stiamo esagerando. Adesso c'è venuta questa cosa di Acerbi, però io sono d'accordo che sono cose di campo, però se le vai a giudicare o le giudichi bene o lasci stare, perché per me quello che ha fatto Acerbi, che per me l'ha detta, non l'ha detta, però diciamo che l'ha detta, quello che ha detto Acerbi è la stessa cosa se la dici a un italiano, se la dici a un napoletano, se la dici a uno juventino, è la stessa cosa, perché non è che sei meno razzista in base al colore. Non è così, non funziona così per me, perché anche se io dico napoletano di merda è razzismo, se dico juventino di merda è razzismo pure quello. Allora di che stiamo parlando? Ora non è più o meno simile. Calda, però, uno è più pericoloso, l'altro è più di No, ma è così. No, capito, così. Però Gianni, calma. Avvocato, voleva aggiungere qualcosa? No, diciamo che Gianni ha espresso bene il concetto nella sua, diciamo, sinteticità, ha espresso quello che penso sia il sentimento collettivo. Io poi, da un punto di vista giuridico, è chiaro, devo attenermi ai fatti e mi attengo a quella che è la sentenza. Premesso che io, da avvocato, ritengo che ci sia una carenza a livello istruttorio, tolgo l'iter stavolta. Grazie. A livello istruttorio, perché grazie. Comunque nel diritto penale se c'è solo la testimonianza della persona offesa, comunque ha un peso maggiore rispetto a quella dell'imputato, a meno che sia contraddittoria. Qua comunque si è sentito l'uno, si è sentito l'altra parte, ma poi basta, quindi sì. Non lo so, accetto il verdetto ma non lo condivido. Su WhatsApp ci scrivono: non ci sono prove, hanno fatto bene ad assolvere Acerbi. Pier da Milano. Ma il punto non è se hanno fatto bene o hanno fatto male. Il discorso non è che fatto. È cosa hanno fatto? Cioè, il discorso non è hanno fatto bene a assolverlo. Se quello non l'ha detto, o comunque sia, non c'è le prove che l'abbia detto. Hanno, come ho detto prima, in principio hanno fatto bene. Il discorso è tutto il background, cosa c'è dietro. Io poi ti dico a Gianni: a me se mi dico Fiorentino di merda, non mi arrabbio, però ti giustifico perché non è così. Non me la prendo a dire al cibo questa. Adesso non trascendiamo in insulti eccetera. No, anche presi come esempio, però vabbè, ci scrivono anche da casa Tiziano. Noi juventini, se quello dovremmo essere i più martoriati dal razzismo, se per quello. Perché esiste anche il razzismo territoriale. Ma sullo juventino non è territoriale, il juventino è un supporter di una squadra, cioè non è che io mi sento insultato come ti dico che sei razzista se mi dici così. Te c'hai piacere se ti dico questo? Non credo. No, però ma io non te lo dico. Però secondo me non è paragonabile. Nel campo delle ipotesi, ovviamente. Sì. Allora, dopo questa sentenza, ci scrive Tiziano su WhatsApp: esigo che Teo Hernandez venga graziato e giochi contro la Fiorentina. Baldi,
A me mi sembra pretestuoso, cioè nel senso, volevi giocare con Teo Hernandez, bene, si batterà con Teo Hernandez, cioè non è che, cioè, sai, ci fosse stato... vinto. No, ma sai, ci fosse stata la Juve, io avrei detto che l'avevano squalificato perché c'era la Juve, cioè giocate contro di noi, l'avevano squalificato perché giocavate con la Fiorentina, cioè avete anche paura? No, no, ce l'ha con te, ce l'ha. Guarda, gli si fa così poi. Il gallo dice che si sveglia. È tutto gallo. Registrato, tra l'altro, Baldi. Quindi poi potrebbe essere ripreso e messo su qualche social in particolare. Questa cosa che hai detto, vi si batterà anche senza Teo Hernandez. Ma assolutamente, senza problemi. Avete la memoria corta quando Ibra ha detto, vabbè, quella parola Lukaku, non vi siete indignati. Non ho sentito parlare di 10 giornate. Crivelli, ti scrivono anche così perché ti ricorderai il caso del derby, però lì era tutta un'altra cosa. Sì, era ma lì anche Lukaku comunque aveva, ma parla della storia Lukaku Ibrahim. Sì, Lukaku Ibrahim. Sì, diciamo che erano stati un po' tutti e due abbastanza. La sentenza su Acerbi determina un precedente, ci scrive Pasquale. Io posso offendere un avversario dove nessuno ascolta e invito un avversario a reagire, ottengo di non essere punito e fare squalificare un avversario. Gabri dice così Pasquale da casa. Il calcio è uno sport senza regole ma con interpretazioni, ci scrive giustamente Max, anche questo è vero, vero. Perché è chiaro che fino a prova contraria è stato assolto il giocatore. Su YouTube il campionato tanto è finito, ci scrive David Viglia, rilassatevi. Ma infatti quello che ho detto io, cioè avere lì per l'Inter, avere Acerbi o non averlo, cosa gli cambia? Ora può giocare con la primavera 10 giornate. Sì. Se sì, Nico che facevi la classifica, che l'Inter si fermava e lo vinceva, no, al Milan, la tabella visto, che mi aveva mandato un mio follower, ti ho visto, ti ho ma visto era, prima di me, no era, purtroppo era mattina, non so se lui fa uso di alcolici, no, battivo, non però, era mia, non era mia, vabbè, però non era tua, però tu l'hai postata te. Sì l'ho postata io. Gianni, ti scrivono anche da casa che è l'esempio di Antonio Conte, uguale quando fu condannato eccetera eccetera, ti ricorderai, è sempre per fare l'esempio della Juventus. Faceva l'esempio di Calabria, ti ricorderai. Ma la Juventus, anche se vanno al bar al mattino a prendere il cappuccino, le accusano di qualcosa, quindi qual è il problema? Ma io mi ci faccio una risata, a me non mi interessa. Me possono accusare l'aiutante, la Juventus verrà sempre accusata, sempre, sistematicamente. Sì, ma sì, questo è il problema, non è la Juventus, l'Inter, il problema è l'italiano. L'italiano che ho visto che in chat che a me mi ha dato del fascista, però che dipende, no, vabbè, cioè guardate l'assurdità, non trascendiamo, perché non sei trascendiamo. Interista, perché se no non difenderesti Acerbi, è tutto lì, è semplice la cosa, quindi io mi ci faccio una risata, non mi interessa. Allora, no, vabbè, non trascendiamo ovviamente in insulti che non stanno nel cielo né in terra, dai. Vi faccio vedere un meme, dai, sempre per un po' stemperare questa tensione. Abbiamo trovato un vero tifoso del Napoli che chiaramente era in curva. In realtà io ho una fonte certa che mi dice che Cantella sia daspato dai dintorni, non di Fuorigrotta, ma di tutta la provincia di Napoli. Cioè lui non può entrare dentro la provincia di Napoli, quindi si ferma Avellino. E va benissimo così, ad Avellino io sono un idolo. Fatemi fare la domanda a Gianni. Gianni, se non vince con la Lazio, Allegri è out? Allegri per me è out da 8 anni. Grande Gianni, almeno fino alla fine dell'anno, purtroppo. Anche se perde contro la Lazio, secondo me Allegri non verrà mai esonerato quest'anno. Andre? Anche per te? Purtroppo temo che sia vero, l'auspicio è tutt'altro. Certo. Sicuramente l'anno prossimo Gianni non lo vedremo più, spero che lo condivida questo mio pensiero. Sicuro io non lo so. Ecco, io invece volevo... Questi sarebbero capaci di farmi... A me mi sembra che i vostri dirigenti, cioè, nelle ultime dichiarazioni, specie Calvo, ci abbia fatto capire che forse Allegri rimane il prossimo anno. Guarda, proprio Calvo, c'è no. C'è una ragione che... Però, dalle dichiarazioni pubbliche... Vabbè, momento, ma in questo momento hanno un obiettivo da raggiungere, anzi due. Italia. No, il quarto posto che ancora non è sicuro. Anche la Coppa Italia, quindi posto. Sai, devono tentare di tenere insieme i cocci. Ma lo sai qual è il mio sogno, Gabriele? Andare a Roma in finale e vincere, l'unica finale che ho visto vincere nella mia vita, contro la Juventus, contro Allegri, bellissimo. E ti è arrabbiato, sarebbe il sogno della mia vita. Ma lui era assegnato. Ma io più che arrabbiato era assegnato, esatto. Ormai non ci incazziamo manco più io, Gabriele. Ma che ci incazziamo a fare? Andiamo, dai.
Allora, ti scrivono Gianni da casa, grande Gianni Bianco, che fa parte della parte giusta, cioè gli allegri out, Gianni, ti scrivono così, ma tu è da sempre che hai questa cosa, diciamo, con Massimiliano Allegri. Io attaccavo Allegri quando vinceva gli scudetti, puoi pensare oggi cosa combina. Lo insultavo quando vinceva gli scudetti. Sì, sì, sì. Immaginavo cosa posso fare. Cosa gli dicevi? Che vinceva troppo. Dicevo che era quello che dicevo oggi. Se voi andate a vedere il primo video che ho fatto su YouTube, avevamo vinto lo scudetto, io dicevo quello che ti dico oggi. Le stesse cose, uguali, cambia niente. Grande. Da apprezzare Gianni Bianco, ci scrivono che trasmette dal furgone delle maglie della Juventus. Gianni, fanno questa battuta chiaramente. Facci vedere un po' le maglie dietro, cosa sono? Vabbè, una è di Baggio, la vedo. No, aspetta, aspetta, perché queste maglie qua sono tutte maglie originali indossate dai giocatori e più di una è anche firmata. Quella è Baggio Brescia. Sì. Quella del Piero, del primo scudetto, no, del 98, sì. C'ho quella di Divaio, c'ho quella di Pato del Milan, sono tutte indossate dai giocatori. Quelle. Ma che ora chiude la tintoria, perché... Sembrerebbe un po'. Siete veramente tremendi. Vabbè, possiamo ringraziare Gianni Bianco veramente di questo collegamento. Grazie Gianni, ci hai dato la tua su Acerbi, anche un po' di Juve. Quanto finisce con la Lazio? Ma sicuramente vinceremo 5-0 perché Allegri riuscirà a sistemare tutto, perché è l'allenatore migliore del mondo, e vinceremo la Coppa Italia, che per Allegri è diventata la Champions League, mentre quando l'ha vinta Pirlo Coppa Italia Supercoppa l'abbiamo mandato via a calci nel culo. Va bene, grazie mille Gianni, grazie per la tua disponibilità. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Grandissimo. Allora, Andre, vincerete 5-0, Gabri, ha detto vincerete 5-0. Se è come la Champions League, allora stai pur tranquillo che la finale so già come va a finire. Mi sa. Ecco, abbiamo un po'. Quindi puoi tranquillamente... No, il mio sogno è questo, andare all'Olimpico dopo aver battuto l'Atalanta e giocare contro di me, vincere, però voglio avere Cantella accanto, che lo voglio vederti fare per la Fiorentina in quel momento lì. Ce la sarebbe il grande contrappasso dantesco. Cantella con la maglia... Con la maglia, tu lo sai, di Arthur, della Fiorentina. No, fino a quel punto no, non me la sento. Certo che però, sai, il finale per un bene superiore. Sì. Allora, abbiamo un po' anticipato il tema Juve che apriremo nel prossimo blocco, perché se non dovesse vincere contro la Lazio, abbiamo delle notizie e tra poco ve le diamo. Un minuto. La passione per lo sport è personale. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo i grandi e piccoli club di tutta Italia! Perché per noi la passione fa la differenza. Pezzo un punto sport. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. My sock! Totti! Totti! Reflusso gastrico? Trio Digeracid e Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio Digeracid e Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, Trio Digeracid e Digestione. Tre azioni in una sola bustina. Rieccoci, bentornati a Calcissimo. Gabri, ma è out Allegri se non vince contro la Lazio? Allora, come diceva Andrea prima, è difficile che venga cacciato prima del termine della stagione. Però, per la prima volta, giungono delle notizie
secondo le quali in caso di disfatta a Roma con la Lazio, la società per la prima volta quantomeno potrebbe fare una riflessione. Perché il quarto posto non è ancora sicuro. Te pensi che Bologna in questo momento possa rimanere il quarto posto? Ti faccio questa domanda. Attenzione, perché c'è Bologna-Salernitana. Non lo so, io guarda, vedo che il Bologna non è un fuoco di paglia, Dario. Guarda i calendari. Ma guarda pure quello della Juve. Chi c'è? La Lazio, c'è la Fiorentina. La Lazio, la Fiorentina, la Roma, il Milan. Tutte fuori tranne il Milan in casa. Il Torino, Il Torino fuori. Vabbè, però Dario, io ti dico questo, secondo me. Tu le partite che dovevi vincere non le hai vinte. Va bene, e questo sono d'accordo con te. Però dall'altra parte io ti dico anche questo. Secondo me non lo puoi cacciare Allegri, anche perché ti rimane sul gruppone. Cosa guadagna questo signore qui? Ma quello ti rimane sul gruppone lo stesso, anche se interrompi il contratto con un anno d'anticipo. Ora se lo esoneri, tu sei cornuto e mazziato. Cioè, te ti puoi prendere a bilancio un altro allenatore in attesa di Thiago Motta? Tutto giusto, Montero? Tutto giusto, Dario, però ricordati che, e cito di nuovo 7 kg in 7 giorni, meglio un disastro da 100 milioni che una catastrofe da 2 miliardi. Sì, va benissimo. Però io ti ripeto, te, quindi, se l'obiettivo è quello lì, mandi via Allegri, cosa c'è sulla piazza? Nulla. Cioè, c'è Montero. La soluzione è Montero. Ma qua non è. Allora. Ma aspetta, e te poi c'è da giocare 8 partite. Ma non è importante. E quindi non ti vuole finire. Dario, e arrivi in Europa League. Non è importante chi arriva a quel punto. È chiaro che sarà una soluzione così di accomodo. Il punto è che così toglieresti gli alibi ai calciatori, perché noi siamo qui ogni volta a chiedere se ha più colpa Allegri o hanno più colpa i calciatori. Ce le hanno tutti e due, per me più di tutti e due ce l'ha la società, ma i calciatori in questo momento hanno un alibi facile, comodo. Se tu mandi via Allegri, non dovessero continuare ad arrivare i risultati, togli ogni alibi ai calciatori. E io sono d'accordo. Hai visto a Roma? Non è paragonabile. Tu no, se non fosse l'unico, Roma è una bella piazza calda. No, molto più di Torino. No, ma lo sai perché non è paragonabile? Perché per paragonarlo tu dovresti mettere Del Piero in panchina. Esatto. Perché se ragazzi, sotto Totti c'è De Rossi, è lì. Sì, Cioè De Rossi si è giocato la credibilità con il però suo pubblico. Però attenzione che Montero è molto amato a Torino, Ma non è certo, paragonabile a una bandiera. Cioè, però, le bandiere sono Del Piero, Nedved. Sono questi i giocatori che... No, Nedved non mi rappresenta assolutamente. A te no, però un giocatore no. Che può aver fatto tanto. Può aver fatto tanto a livello di danni negli ultimi, negli ultimi anni. Ci sarebbe Conte con il suo compagno di merende. Ma Conte disponibile. Non è paragonabile. Lui ha fatto l'esempio di Roma. Per fare l'esempio alla De Rossi, quindi un neofita che ha fallito in passato, Del Piero non ha fallito in passato, ha fatto il commentatore televisivo. Quindi dovresti prendere una bandiera di quel livello lì. Diciamo, paragonandoli volgarmente, Maldini, Totti, Del Piero in prima fascia, sotto c'è De Rossi. Però aspetta, Dario, poi di là... quando la Juve nel 2007 esonerò Ranieri, nel 2007, scusami, 2009 era. 2009. Ferrara. Esattamente. Vedi, non arrivava anche lì Del Piero, Ferrara era stato uno juventino. Però in quel caso l'effetto lo hai sortito, cioè hai tolto gli alibi ai calciatori. Okay. Perché ormai era scollato completamente lo spogliatoio da Ranieri. Ma te ti metti sta roba qui a bilancio, Allegri a bilancio, e poi il prossimo anno se c'è litigato non ti fa mica gli accordi. Scusami, e io rischio di non arrivare quarto, che è un bagno di sangue. E te pensi che Montero ci arrivi uguale togliendo l'alibi ai calciatori? Secondo me no. Scrivono da casa, Bruno di 29 Torino. Il calendario della Juventus è molto difficile. Arriva a due trasferte romane, Milan, Bologna fuori. Se perde con la Lazio va cacciato, perché rischiamo di fare i punti come la Salernitana e finire adesso come la Salernitana. Vabbè, adesso, finire dietro la Roma. Comunque ha fatto poi ci scrivono grosso anche, grosso una bandiera della Juventus. Ma ragazzi, oddio. Un conto sono giocatori simbolo, hanno fatto qualcosa. Un conto sono le bandiere. Per me
al pari di De Rossi alla Juventus ci può essere Del Piero? Di quelli che possono essere allenati, Buffon ci potrebbe Buffon, essere Buffon, ma Buffon va via da Chiellini. Da Chiellini. Chiellini può fare, che però ha già detto che non allenerà, certo. Ci scrivono Montero, un uomo di campo, io non lo vedo malissimo come allenatore della Juventus. Ma è un palliativo, ma io perché se poi a sognare Thiago Motta, non puoi dire prendo Montero perché mi garantisce la Champions League, anche perché lui non ha mai fatto una panchina in Serie A. Quindi sì. Ci scrive, ma pensate veramente che se arriva Fabrizio Juventino da Garlasco, se arriva Thiago Motta con questi giocatori farà meglio? La società dovrà spendere tanto e non penso sia possibile, che è un po' il tema, Andre. Ha ragione. Ma ha ragione, lo sai perché ha ragione? Perché Thiago Motta gli hanno dato a Bologna una macchina con dei buoni pezzi, gli avevano dato un bel assemblaggio, andava semplicemente collaudata e messa in pista, sì. E l'ha fatta a Bologna. La Juventus di ora, se gliela dai a Thiago Motta, e arriva dove arriva con Allegri, forse sotto arriva rispetto a dove è con Allegri, perché non pensate che Thiago Motta sia la panacea di tutti i mali, questo è il più grande allenatore del mondo. No, però Dario, sarebbe funzionale per il momento storico che sta attraversando, sì, la Juve, perché costa un quarto di quello che costa Allegri, e soprattutto bene, sa lavorare con i giovani, visto che la società ci fa sapere che l'unico modo di rendere la società, il club sostenibile, è il progetto gioco. Ma io ti faccio un esempio, Andre, fammi sentire Dario anche a Bologna, prendono Carlson, che l'anno scorso alla Zed è stato un campione e sta facendo cacare in Serie A, e quindi se lo prende la Juventus Carlson e non gioca mai, tu vieni e tu cominci a fare la pentola di fagioli, hanno preso Carlson, non gioca mai, avvocato, lei i fagioli, io metto i fagioli. Traghettatore, il vice di Allegri, ci scrivono Guarnaschelli. Landucci. Marco Landucci, se si perde contro la Lazio. Allora, Landucci è un po' un talismano, però le ultime volte non è che ha sortito, cioè va bene, l'idea magari è un po' provocatoria, ci sta. Traghettatore, io pensavo più appunto a Montero, che come dice Dario non ha mai fatto una partita in Serie A come allenatore, ovviamente, o Brambilla, ma è chiaro che ci si proietta già al futuro. Certo che condivido quello che ha detto l'amico da casa, che con questi giocatori anche Thiago Motta può far ben poco, è un buon demiurgo, però a quel punto lì prevedo più una figura tipo Conte. Lui sì che potrebbe plasmare anche con questa pochezza a livello tecnico, anzi tecnico, valori tecnici. Ci scrivono da casa, finalmente un insulto anche al conduttore, l'attuata, non facciamo che leggi un messaggio intelligente, continua con la supercazzola, se no mi deludi, scarsone. saluti, Dramis. Io volevo fare una Dramis appena uscito dal concerto dei Club Dog, volevo fare una provocazione. Sì, vai. Ma voi siete sicuri che l'anno prossimo Allegri non ci sarà? Ma infatti, vediamo, Ale, io non dormo la notte perché secondo il mio punto di vista, con il contratto che ha Allegri, la vedo dura. Se poi veramente arriva, diciamo, al quarto posto, Più che altro perché guadagna 9 milioni di euro e ha ancora un anno di contratto. Sì, esatto. Questo è un po' il tema, diciamo, principale. Andre, esatto. È il fenomeno che c'era prima in dirigenza, che gliel'ha proprio messo lì in cassaforte. Questo c'ha sempre quel ghigno in conferenza stampa, dice, ma tanto a me. 9 milioni comunque me li dovete dare, che poi sono 18 ma non lordi. È per quelle, perché tanto un altro insulto, aspetta, il tifoso fiorentino finalmente è un po' prolisso, Lo so, parla molto, ascolta poco, ma non è vero dai, vero, non chiaro, come si firma? Non si è firmato, firmatevi quando guarda, ci scrivete, guarda come dai. Si chiama non si vede il nome, Gianluca qualcosa, non è Gianluca, no, è vero, Gianluca Drammis. No, dicevi no, che stavo dicendo, che tanto prima o poi, cioè anche se lui andasse lì a dire vinceremo lo scudetto, porterò 100.000 giocatori che ho visto io insieme al mio amico Cristiano Giunto, e poi non va allora a bene comunque. No, non va a bene comunque, perché tanto ci sarà qualche motivo per cui la colpa sarà lui. E quindi insomma ti chiamano Bardi da casa, che è l'ex portiere del Livorno, no, ricordiamo. Ma Bardi lo sai cos'è? È un fiorentinismo, secondo me sono fiorentini. Ah, Bardi, perché vinto da Potenza. Allora si vede vinto da Potenza. Bardi ci scrive, come farebbe Cantella? No, farebbe come la pentola dei fagioli. Quando lasci la pentola dei fagioli sul fuoco, ti capita mai, Vito? A me molto, perché piacciono i fagioli. C'è la valvola, però. No, ma se te la fa la pentola quella vecchia, fa quella è Cantella quando si lamenta dei giocatori di Allegri. Ci scrivono che Thiago Motta, appena arrivato a Bologna, ha silurato Arnautovic per dare fiducia a Zirkzee. Ha avuto ragione. Thiago Motta? Sì. Thiago Motta o Sartori?
Zirkzee. Ma chi l'ha preso? È andato Tiago Motta a prenderlo Zirkzee, l'ha visto, no, lui? Però che lavoro sta facendo Tiago Motta non con Zirkzee? Non si mette in dubbio questo, Gabriele. Si mette in dubbio il fatto che sono arrivati al Bologna dei giocatori che, se fossero stati dati alle prime quattro della Serie A, sarebbero stati considerati degli scarsi. Cioè, al Bologna Ndoye, che per me è un fenomeno, che al Basilea l'anno scorso ha fatto fuoco e fiamme, fa la riserva. Carlson, che è un giocatore l'anno scorso volevano mezza Europa, e non gioca neanche. Cioè, Tiago Motta adesso sta scoprendo, e io l'ho detto e l'attuale era presente con me quando c'era Tagliagambe lì, vero, che c'è un fenomeno, è Fabian, sì, parte sì, lo fa quello lo fa crescere lui, però c'ha tanti singoli. Beh, ma è un giocatore che se l'avesse preso in Milan, la Zed Akman, no, se Beh, ma l'avesse preso in Milan, c'era si lanciava in piccata, no, intorno, no, non è detto, non è detto assolutamente. Allora, scusate, mi permetto di anticipare un tema di domani sera. Sì. Zirkzee, Vlahovic. No. No, ci sei, non ci sei, ci sei, ci sei, non vengo. Ci sei, ci sei, sei qua. Lo anticipo, ma non mi addentro. Allora voglio, anticipando questo tema, introdurre una nuova rubrica. Avete presente come Rai Educational, no? Sì, esatto, cioè che si insegna qualcosa ai telespettatori. Allora, tutti quelli che mi hanno chiesto qual è la differenza tra Vlahovic e Zirkzee, per la rubrica tipo Rai Education, calcissimo educational, è che uno sa stoppare il pallone e l'altro no. Sì. Basta, ho finito. Ci scrivono Dramis stasera che cosa aveva Judo. No, non c'è Dramis perché è il concerto di Cap Dogo, quindi lo salutiamo caramente. Prima della pubblicità, se in edicola stamattina, cioè domani, sul domani, c'è un articolo firmato Gigi Riva, che non è ovviamente il compianto attaccante, ma lo scrittore, che si chiama Allora denunciamo Juan Jesus per calunnia. Quindi insomma, mi sembra che seguono la strategia che abbiamo utilizzato. Quello che mi ha dato dello scarsone ti dice anche che non sai niente del Bologna, Baldi, quindi scarsone a lui. No, quello che mi ha dato a me dello scarsone dice che anche non sai nulla di Bologna, ma io non me la sono presa per lo scarsone, quindi tranquillamente potete dire quello che volete. Motta al Bologna sta facendo un gran lavoro, peccato che a Bologna nessuno ti chiede di vincere lo scudetto, ci scrive un nostro amico da casa. Ma c'è uno dei direttori sportivi della Serie A, c'è uno e guarda qualsiasi partita, una persona splendida che ha fatto miracoli all'Atalanta, li sta facendo lì. Cioè, queste squadre qui, se c'hanno degli allenatori e sono demiurghi, Tiago Motta, Gasperini, cioè ragazzi, c'è l'attore di Gasperini, chi li conosceva prima che Gasperini li mettesse in campo? Sì, no, no, chiaro. Allora, abbiamo anche sviscerato l'argomento Juventus. Dopo la pubblicità mi serve l'aiuto di Crivelli, perché è uscito un nome per il mercato del Milan di giugno, e tra un minuto te lo dico. Ottimo. Garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì. Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per noi non è un semplice gioco. È emozione, passione, divertimento, lacrime. Per noi è massima espressione del talento. È arte. È esigente, ma alla fine premia tutti. Non solo chi ha segnato una rete in più, ma anche chi ha emozionato più degli altri. Zeus, ambiziosi e sognatori dalla nascita.
Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pulpharma. Les filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Il ghiaccio con Vividence Elite 100% xilitolo. Vividence, vivi fresh al 100%. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa. Ed è già a casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per noi non è un semplice gioco. È emozione, passione, divertimento, lacrime. Per noi è massima espressione del talento. È arte. È esigente, ma alla fine premia tutti. Non solo chi ha segnato una rete in più, ma anche chi ha emozionato più degli altri. Zeus, ambiziosi e sognatori dalla nascita. Reflusso gastrico? Trio Digeracide Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio Digeracide Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, Trio Digeracide Digestione. Tre azioni in una sola bustina. Rieccoci, ripartiamo con le quote di Milan-Roma, che non è una partita di campionato, caro Crivelli, ma è il quarto di finale d'andata di Europa League. L'1-2-0-5 per Betway, l'X-3-40, il 2-3-21, Star Casino l'1-2, l'X-3-30, il 2-3-35, Sisal l'1-2-20, l'X-3-50 e il 2-3. Quanto finisce? Il 2 è abbastanza ghiotto, eh? Wow, guarda, secondo me a San Siro, come avevo già previsto, finirà in pareggio. Andiamo a prenderla a Roma, la qualificazione. Gabri, quanto finisce? 2-1 per il Milan. Ah, l'andata, quindi vince il Milan. Andre? Sofferta vittoria di Milan, ma vince il Milan. Sofferta. Sei reincarnato in un'altra persona. 1-1, 2-2, 3-3 e poi VAR. Supplementari. Poi episodio turgio. Episodi dubbi. Dario? Io dico 0-0. Un bello 0-0 all'andata. Come finalisti, all'andata delle coppe vi piace sempre pareggiare senza fare il gol. Quindi è... No, ma qui il problema è che non c'è la regola del gol in trasferta. Quindi... Appunto, un bello 0-0. Ma poi, tra l'altro, so che tra oggi e domani i tifosi della Roma, saluto tra l'altro Alessio che ci sta guardando dal Lazio. Il punto è che so che c'è un po' di problemi, perché per accedere devi prendere un codice che ti dà la Roma se sei abbonato in un certo senso. Per prendere il settore ospiti, quindi stanno facendo la corsa tante occasionali che solitamente occasionale tu porti male, quindi insomma caro Crivelli, c'è questa notizia a proposito di Roma, un ex Roma che si è offerto ieri in un'intervista che ha fatto a un giornale. Zaniolo si offre, ti chiediamo se è lui il colpo per Giugno, ti piace, lo vorresti? Ma oddio, non è che mi sfagiola più di tanto, non lo vedo... Chi è? Zaniolo. Il Milan attualmente non lo vedo. Ma l'avete letta l'intervista? Sì, però lui almeno ho capito che si era proposto a tutte le scuole. Lo vogliono mandare a calci nel sedere da... No, ma da la letta, c'è una domanda bellissima. Ma lei non ha sbagliato? E lui risponde: sì, sbagli ne ho fatti tanti, ma lei come giornalista non li ha fatti. Ma la domanda te l'ho fatta io. Esattamente. Una domanda. Marzullo. Non solo Marzullo, anche Gesù. Siamo nella settimana di... Appunto, no, diciamo che... citazione evangelica. Diciamo che Federico Buffa direbbe che Zaniolo è il personaggio sul conflittuale, ecco. Sul diciamo conflittuale. Così. Perché è un personaggio un po' particolare. Però, calciatore. Però aveva un sinistro micidiale. Esatto, ce l'ha ancora. Guardiamo i numeri di quest'anno, perché in 20 partite
in Premier League ha fatto due gol, nel senso esterno e attacco. Sono un po' pochi crivelli, magari, magari di destro per rimpinguare il gol del reparto d'attacco. Infatti non penso che ci aiuti troppo Zaniolo. Andre, tu come lo vedresti al Milan? C'è stato anche un interessamento da parte della Juventus, ecco, negli spero anni che passati, sia rimasto negli anni passati, ok, adesso spero che un eventuale interesse rimanga tale. No, al Milan non lo vedo, per me è proprio distonico rispetto alla tipologia di gioco. Sì. Baldi, anche Milan. La Fiorentina è uscita come c'era squadra. C'era anche la Fiorentina, ma io appunto spero venga al Milan, cioè, ve lo diamo. Cioè, guarda, se c'è un tavolo di discussione, non ci viene. Ma cioè, già ci avete dato Jovic, dai, piantare. Guarda, insegna sabato. Ma... sabato insegna, lo fa. Il gol dell'ex. Il gol dell'ex. Sabato lo fa. Difficile se non gioca, però. Guarda, Pioli è furbo, lo mette dentro il 75. Ma perché c'è Milan Eintracht? Zaniolo è più finito di Bernardeschi, ce ne vuole Bruno Juventino da Torino. Piano, certo, è finito. Vabbè, ha avuto questi infortuni gravi, però finito mi sembra una parola grossa. Finito, però non mi sembra che Aston Villa abbia fatto insomma grande cambio. No, però la concorrenza c'è Diaby, ci sono tanti giocatori. Appunto, dovresti essere stimolato a fare meglio. E invece mi sembra che sia stimolato. Invece sono stimolati i tifosi della No, dai, no, a fare altro, però non vogliamo sapere che cosa. Un abbraccione a Crivelli immaginare. Dalle Cougar del bingo di Muggiò. Scrivono Zaniolo è un predestinato, ci scrivono da casa. Forse era ma predestinato per fare come Leclerc che non vince mai. Predestinato, ne ha vinta una e poi è finita lì. È il Grilich italiano Zaniolo. No, vabbè, però in nazionale comunque Spalletti lo convoca, lo vede. Ma perché non c'è nessun altro? Perché ragazzi, che può diventare Papavia e Belotti, ha fatto un gol in 10 partite, perché non hai un centravanti in questa nazionale. Ce ne rendiamo conto oppure no come siamo messi nel calcio italiano e perché Marotta fa bene a fare il dirigente delle giovanili? Perché abbiamo bisogno di futuro e invece no, noi si vanno a prendere i giocatori tutti fuori, perché sennò Cantella si lamenta, perché i giocatori italiani gli fanno schifo, non gli va bene nessuno. Enrico Casetta su YouTube ci scrive che Zaniolo finirà come Pato, distrutto dalla passione più importante degli italiani, che sappiamo oltre il pallone essere la pasta. Una delle tre, diciamo. Pasta con le patate. Quindi Baldi non lo vuole neanche la Fiorentina, lo vuole sbolognare al Milan. Regaliamole gli amici. Tu Crivelli, c'hai il Ciucuese. Noi già. Crivelli, tu c'hai il Ciucuese. Scherzi. Ha fatto due gol però in Champions League che ti hanno permesso di fare questo quarto di finale contro la Roma. Quindi, pensa se non facevamo con quelli. Appunto, dico, Zaniolo, ci sono questi numeri, ragazzi, però sono francamente inquietanti, dai, 20 presenze, 2 gol con un esterno d'attacco. Però tra l'altro c'è un dato interessante che ho letto adesso: 7 ammonizioni. Cioè, il giocatore che ha fatto più ammonizioni che gol, cioè è una cosa pazzesca. Quel meme lì che non l'ho capito. Ne prendeva meno Giuliano in 34 partite ai tempi, quando si giocano 34. Dai, in conclusione facciamo vedere questo meme. C'è Baldi che nelle sue serate, diciamo, non vogliamo sapere che cosa fa. Questo è uno scopone porno show, Sì, te la becchi, come domani sera sarei qua per... Domani non vengo. Guarda, porto tutti gli elementi dell'iter processuale, ti dimostro tutto coi dati, si fa la sentenza, non c'hai prove per dimostrare. Allora quindi tu assolto per insufficienza di prove, io però non cazzaro. Io per imbecillità, perché sono abbastanza imbecille, quindi nel senso che in bello. Ma io pure in bello, io allora, ignoro in bello. Ci scrivono in conclusione, la Roma si mangerà le mani per Zaniolo. Guarda, li vedo tutti i romani, sono tutti lì che stanno, si stanno levando i capelli, no? Veramente sono tutti completamente disperati, vabbè, poi ci scrivono che Zaniolo ama quella cosa che non possiamo dire perché siamo in conclusione di trasmissione, vabbè. Altrimenti l'avremmo detta, la pasta. La pasta, assolutamente. Pasta e patate. Sì.
Chiudiamo così, grazie dai. Mille a Gabriele Cantella, domani ti ritrovano ovviamente. Sì, buonanotte a tutte. Domani c'è Bestie. Domani c'è Bestie, quindi preparatevi, studiate. C'è Drammis. Studiate, Bestie. Grazie mille anche ad Alessandro Crivelli. Grazie a te Nico, buonasera a tutti. Zaniolo sì o no? No, no, assolutamente second, no, già ne abbiamo di carciofi in pattina. Grazie all'avvocato Guarnaschelli. Grazie Nico, buona Pasqua a tutti. Ah, buona Pasqua, e a me già anticipo, ci portiamo, ci vedremo anticipo. Grazie soprattutto a Dario Baldi che stasera ha parlato spero poco. Spero di portarti un bell'uovo di Pasqua sabato sera. Ecco, ecco, ma complimenti per la vittoria di sabato sera. Tocchiamoci a pelle. Domani sera purtroppo per voi tornerà Gianluca Drammis in conduzione, che stasera ce l'avete chiesto in tanti, veramente ci è arrivato un messaggio solo. È gratificante Drammis per te. Quindi chiaramente tornerà in conduzione. Tra l'altro il Club Dog è una roba allucinante, cioè così tante date. Forse neanche i Queen le facevano. Vero. Ma poi chi cazzo sono i Club Dog? No, Gabri, quando andavo al liceo io. Sì, anche io. Noi invece ci ritroviamo a partire da sabato con Calcissimo After, domenica Calcissimo After. Buonanotte a tutti! Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. The Champions League match is starting in 30 minutes. Papa! Virgil, Thierry, Totti! Totti? My lucky sock. Honey, my sock! Totti! Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Questo è il comunicato del giudice sportivo, vi leggo la parte finale. Ovviamente nel comunicato si fa riferimento al fatto che sono stati ascoltati sia Cerbi che Juan Jesus, ha tutto il materiale a disposizione, le immagini che tutti abbiamo visto, rivisto e stravisto. Vado nella parte